Una dedica speciale da parte del maestro Barra al grande indimenticato giornalista Indro Montanelli, che avrebbe compiuto in vita 100 anni. Un bel quadro dedicato a lui. Sì, sono commosso, veramente commosso per il fatto che io abbia potuto realizzare una mostra intera al grande maestro del giornalismo, maestro dell'informazione, un maestro a tutto campo, ampio raggio, che in realtà avrebbe meritato oggi un posto veramente grande nella società, e d'altra parte lo occupa il posto. Il mio ricordo ha fatto sì che alcune opere siano nel museo a lui dedicato a Fucecchio. Ecco, ho fatto pure una mostra molto importante ad Avellino, è stata seguita, per la verità. Non so perché alcuni non condividano certe forme di pensiero. Io intanto, da quando ho deciso di fare a tempo pieno il pittore, e questo sembra quasi un destino, non ho fatto altro che elevare verso l'altro i contenuti della morale, se ci sono riuscito non lo so. Intanto molto interessanti questi progetti di pittoscultura che lei ha esposto. Sì, per la verità non sono stato il primo a realizzare queste cose, mi hanno detto che prima di me, chiaro, l'ha fatto qualche altro, perché il mondo è un continuo corsi e ricorsi storici, quindi le azioni. Basti pensare ad esempio che un certo Duchamp in una stalla trovò un rastrello, uno di quelli che servono per raccogliere la paglia nelle stalle, e lo raccolse e lo ha messo in un museo di arte moderna a New York. Quindi tutti gli oggetti che noi spesso destiniamo al macero possono essere recuperati. In realtà vi è una tendenza anche a recuperare il vecchio, l'anziano, che dia dal punto di vista della cultura, e l'anziano, il senatore. Ecco, spesso però oggi noi facciamo senatori che non sanno parlare in Parlamento, tant'è che qualcuno è venuto fuori e ha detto: sapevo che voi in Erpinia foste nei guai, un guaiad, ma che avessero chiuso le scuole, no. Così, a termine di un certo discorso fatto da un senatore, secondo me, particolare, non dico altro. A proposito di bagarre elettorale, perché il clima è già ad altissima tensione in vista delle prossime amministrative, messo a profitto della sua sensibilità, ma anche della sua esperienza artistica, con quali tinte vede i candidati queste elezioni? Sì, poiché devo ribadire il concetto per il quale i ladri non vogliono essere scoperti, perché appena scopri un ladro o ti manda a uccidere o ti toglie il lavoro, è chiaro. Io mi esprimo dicendo che alcuni, non tutti i candidati, ci sono persone con grande... Ecco, siamo curiosi, ci faccia vedere con quali colori, con quali linee. Per alcuni candidati, specialmente senatori acculturati, spesso con pochi anni di scuola, senatori, io farei così, per sempre, così, un punto interrogativo. Per sempre. E poi questo può diventare una testa di cose, perché basta aggiungere poche linee. Diventa uno struzzo pure. No, diventa uno struzzo, sì, uno cielo. Sì, qua per un punto interrogativo grande, e qua uno piccolino che si arrangia nei meandri della pubblica amministrazione, e ci auguriamo che se ne vada. Che è bello, vero? No? Essere... E allora lo farei così: un grande senatore, vero? È un piccolo, un omino proprio, che è così, che lecca. E poi, oh, voglio dire, ma questo non è ad Avellino, Boh, è un fatto generale, è mondiale, no? È per fortuna che è mondiale. E noi su questa breccia, sulla breccia del fatto che sia un fatto mondiale, andiamo a votare. Antico Scrigno sposa gli abiti più belli per realizzare un sogno, il tuo sogno. Atelier.